Bentornati amici amanti del grande biliardo, bentornati su Billiard Channel, sul canale del biliardo. E adesso qui le cose, qui Darko di Trento, splendida location della quinta tappa Phoebus Open, in realtà prima tappa di quest'anno, di questa stagione un po' strana, stagione agonistica 2019-2021. Vi dicevo, le cose si fanno serie perché l'incontro tra questi due giocatori che tra poco vi presenterò è un incontro valevole per l'accesso al tabellone, alla finale che conta, quella di domani. Innanzitutto però, chi è che vi propone queste immagini? Beh, Billiard Channel, però abbiamo, lo vedete adesso in sovraimpressione, il nostro nuovo acquisto Claudio Bertoli alle riprese, l'assistenza di regia, Mirko Bianchi esattamente sopra la mia testa a curare che tutta vada bene, qui accanto a me la mia nuova compagna di viaggio che ormai un po' tutti conoscete, Milena Romano. Buongiorno Milena. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Allora, una bella partita tra due grandissimi esponenti di questa specialità. Beh, Lorenzo Van Westerhout, milanese, lui che giocava tanti anni fa, poi ha smesso, ha ripreso a giocare. Insomma, personaggio molto conosciuto del panorama biliardistico italiano, soprattutto nella specialità dei nove birilli. Contrapposto a Paolino Spadaro, terzo classificato, lui, all'ultimo mondiale di Pistoia, grande performance di questo ragazzo, poco più che trentenne, che però veramente negli ultimi anni sta scalando le classifiche e sta migliorando a vista d'occhio nel gioco, davvero. E sta dando anche sta aprendo una nuova porta anche sulle nuove generazioni, no? Che è una cosa che il biliardo ci sta più e più volte dicendo, che ha bisogno di giovani, ha bisogno delle nuove generazioni che si appassionino, che giochino, che diventino sempre più brave. Quindi ben vengano i giovani. Ha bisogno di giovani così. Avanti. Sì, esatto. Così. Splendida la sua, il suo modo di stare al tavolo. Sul tavolo, fuori dal tavolo, Paolo Spadaro è davvero un giocatore che io porterei ad esempio a tanti ragazzi, oltre ad essere tanto tanto bravo, perché gioca veramente un bel biliardo. Lui che è siciliano di nascita ma è torinese di adozione, gestisce insieme ad altri una sala biliardo nella periferia sud di Torino, a Moncalieri. E quindi, che tra l'altro è la stessa residenza del Cannibale, evidentemente Torino fa veramente bene al biliardo, ma gioca davvero un bel biliardo, così come bel biliardo gioca Lorenzo, giocatore con più esperienza, abituato proprio ai confronti ad alto livello, ai nove birilli. Per adesso è partito bene Spadaro, 136-0, sì. E qui capolavoro di Spadaro, parabola controllata da buca a buca, che meraviglia! La misura proprio. Che meraviglia! Grande palla questa. Mandiamo 8 replay, Mirko, perché questo è un gesto tecnico. 152-0 in 3 tiri. Sì, gesto tecnico impressionante. Questa parabola rallentata, scavalla sotto il colpo alla palla. Visto il filo che ha fatto al birillo. Eh sì. Qui non è arrivata chiaramente la misura, leggermente corta rispetto al giusto, ma da premiare assolutamente il gesto tecnico di Paolino. Giro per lui ad andare avanti, aumenterà la forza probabilmente anche per trovare posizione sul pallino. No, invece sta regolare qui, forse secondo me Paolo si è preso la forza più brutta, perché aumentando la forza avrebbe reso in questa specifica posizione il castello un pochino più grande, però grande partenza per lui. C'è da aspettarsi, non ricordo l'età di Lorenzo, però c'è da aspettarsi un inizio un po' più ritardato di questo giocatore, che ha qualche primavera in più di Paolo Spadaro. Regala qualche punto a Spadaro. Sì, qua non ha curvato, caratteristiche abbiamo visto nei tre incontri precedenti, un panno che è del 58, quindi 62 primavere per il nostro Lorenzo, di origine olandese. Sei anche veloce a fare i conti. Hai visto? Ah, caspita, mi stai stupendo. Perché mi sono fatto prestare da altri qua, ne ho 4 qua vicini con le mani. Hai i gobbi. Ho i gobbi con le mani, sì. E intanto, angolo di mezzo colpo, non c'era basta grande. Girare un attimo la faccia, 5 secondi.
e i birilli continuano a volare. Tra l'altro siamo in registrata, perché in diretta, come avete potuto vedere in uno scorcio della cabina di commento, c'è la Rai Sport con il commento a cura di Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola. Questa partita poi la troverete sul nostro canale YouTube proprio alla fine della diretta Rai. Intanto 204-16 in quanti minuti di 7? Pochi. 6 minuti ci dicono dalla regia, grazie Mirko. Vediamo. Se andiamo avanti con questo ritmo. Paolino sta andando di 2 per le 3. E vista la posizione, di quel pallino, non è che proprio mi entusiasmi. Di 3, passava di 3 sponde, allora ero ingannato dalla prospettiva. Il 3 sponde è bello, lo gioca perfetto. Biglie condotte in prossimità della mezzeria longitudinale del tavolo e garuffa impegnativa ma fattibile per Lorenzo. Dai più conosciuto come Lorenzo. Guarda che bella. Eh sì, grande, grande esperto del gioco di sponda. Passati in mezzo. C'è qualcuno di esperienza, avrebbe detto meritava il doppio. Però di solito lo trattano male chi dice questa cosa qua. E garuffa. Anche per Spadaro. La fa cadere perfettamente nel cuore del castello. Che marcia. Sta macinando veramente. Birilli dopo birilli. Che una marcia, macchina Paolino, che non ha la minima intenzione di fermarsi. Come gioca, come gioca bene questo ragazzo. Vediamo la risposta. Lorenzo. Ma deve stare attento perché Lorenzo, giocatore mai domo. Anche se per Gatto il momento... Gatto nero colpisce ancora, preso, io credo che... Però io avevo detto che sarebbe partito un po' da diesel. Io ribadisco, quando mi capiterà di giocare non voglio che tu mi commenti. No, no, ma ti commento più che volentieri. Perché questo gatto nero comincia a essere preoccupante. Sceglie di giocare il 2 a scendere, di due passate a scendere, probabilmente per la posizione del pallino. Lo fa molto bene, 92 punti addirittura, conduzione perfetta delle biglie. Ancora. Avresti tirato anche tu a scendere? Assolutamente no. Ah, come mai? Perché è un tiro che secondo me, però assolutamente scuola di pensiero, perché secondo me è un tiro che ha poco senso quando non è veicolato da determinati momenti. Un punteggio, una vicinanza a un pallino, e, ripeto, è una formula ai 600, quindi potenzialmente con 7 tiri ti faccio partita, non mi metto nella condizione di poter fare un 20. E se valuti, è vero che è un punteggio dove era assolutamente in controllo, ma stiamo parlando tra l'altro di un giocatore che è un colpitore brillantissimo e sinceramente io ho detto per la posizione del pallino, perché non mi viene in mente altro nel giustificare la scelta. O probabilmente una reazione sugli stacchi delle palle davanti che non ha chiare. Però io l'ho visto in prova, insomma, non mi sembrava con il braccio. Scuola di pensiero. Io sono per il gioco di media. Ho imparato questo concetto di gioco da Massimo Caria e da Carlo, chiaramente, ci fa là. E per me è importante mantenere una determinata logica, no? Però... Poi chiaro, io sono il primo a cambiare idea su tutto dal momento che ci siano delle considerazioni belle fatte. Tante volte ho cambiato idea su una posizione, però qua mi viene poco da cambiare idea. Intanto stiamo vedendo un sacco di garuffe. Non come quella famosa partita, ci fa l'alberito delle famose 6 garuffe a fila. Garuffe. Quella non si è più ripetuto, però comunque vedo che... Negli ultimi tiri ne abbiamo viste parecchie. E io c'ero nel chiosco sconsacrato di Todi. Correva l'anno 1993, se non sbaglio. Infatti non stavi parlando a caso. Ancora Spadaro, ancora di garuffa, questa in una posizione piuttosto disegnata. Vediamo se riesco. Manda lo Strator, Mirko, che la disegno al volo. La palla si comprime un po' di più rispetto alla traiettoria normale. Comunque Paolo secondo me sta dalla parte buona.
cioè l'entrata abbondante con il pallino può costituire impedimento a Van Westerhout. Ha tardato 3:56:64 il parziale. Quindi alla fine è solo di origine il cognome, non, lui è sempre stato qua. Ma io penso, sai, io Lorenzo non lo ricordo ai miei albori biliardistici, perché non penso che a metà anni 80, poco più, lui giocasse in quel periodo. Poi l'ho ritrovato biliardisticamente agli inizi del 2000, qualcosa del genere, però vado proprio a memoria. Giro di Spadaro, giro, grandissima qualità. Ha tenuto staccata parecchio la sua. Sì, gli è partito il colpo corretto, secondo me. Il colpo di quel giro a tutto biliardo deve essere un colpo corto che agevola la parte di ragione del aveva tiro. Aveva il pallino però, no? A cui sì, poter puntare. Ma all'italiana sì, forse. Ma tutti i doppi il pallino, diciamo che può essere un obiettivo considerato secondario, proprio per quello che ti dicevo del valore rispetto alla partita. 4 ai 60 sono tanti, 12 ai 600 ce ne vogliono 60-50. Sì, sì, no. Pier Antonio Ciccarelli è l'arbitro di questo incontro, anch'egli di Torino e anch'egli appartenente alla categoria Master, lui che ha fatto parte anni or sono anche della categoria nazionale. E altra garuffa per Spadaro. Questa sì, giocata bene. Che però bene spezza un po' il filone, no? Sì, invitando Lorenzo a una delle specialità della casa, lui che è davvero abilissimo nelle soluzioni al volo. Se voglio vedere se davvero. No, beh, anche se questa è bruttissima, questa abile per abile, ma anche perché non deve no, passare. No, sto parlando del gatto nero adesso, sì, voglio sì, vedere, sì. Dico, oh, ok, perché. No, sulle tutte le palle al volo Lorenzo è una vera categoria, che ha trovato proprio la distribuzione ottimale, forse un attimo corta. Andiamo dalla diagonale. Sì, sembra che la veda. Oddio, sì, da qui. Anche soltanto magari per giocarne poca e metterle entrambe sulla lunga potrebbe essere scelta. Se vedesse biglia, chiaramente. A me mi sembra orientato in questo senso Spadaro, oppure di striscio corto, di misura. Ma mi piace di più la prima che ho detto e piace di più anche a Paolo. Ah, aveva questo di dubbio probabilmente, se la vedeva davvero, infatti ne ha preso un atomo. Mm-mm. Traversino puntato adesso a tre passate per Lorenzo, che se volesse giocare di misura la dovrebbe lavorare, invece di tre corse la palla è praticamente impostata così com'è. Deve aumentare la forza per agevolare questo disegno e portare la biglia in difesa. Vediamo se riesce. E smuovere anche un po' il gioco, perché 3:88:68. Sì, era un po' che mancava alla marcatura. Adesso 104. 3 di calcio per Spadaro, anche se lui spesso opta per la bricolla, abilissimo in questo tipo di esecuzioni, ma effettivamente... No, no, sceglie in questo senso. Vediamo se mantiene la sua media bricolla. L'ho visto in prova a biliardo, ne ha fatte tantissime, però è incerto. Vedrai che cambia idea. Beh, comunque questi non sono... Ecco, infatti, stavo a dire, non sono comunque uscite proprio all'acqua di rose, eh? No, tutt'altro che all'acqua di rose, anzi. Questa ci piace parecchio di più. E tra l'altro trova anche, se parzialmente, un'interferenza minima di pallino. Comunque. Simile neanche, la vede tutta non è bella, forse. Non è bella, eh? La vede, ma ci si fa poco con questo vedere probabilmente. Non so se ha la possibilità di aumentare la forza di colpo per allargare l'angolo, ma mi sembra orientato per il passaggio. E infatti, qui rimane corto visibilmente. Era ben altra la forza di questo passaggio. Ed è anche vero che lui ha giocato la quantità che vedeva, quindi non aveva proprio la quantità pura del passaggio difensivo. Giro per Spadaro, gioca a scorrere, non forza. Si è fatta buona la posizione del pallino. Infatti mi aspettavo.
No, sì, questo è uno schema, si gioca anche se la palla è puntata, ci sono dei biliardi che permettono di fare quello che ha fatto Paolo, di mirare leggermente all'interno, fare con la battente questa sorta di striscio che conduce la biglia nel centro del biliardo, chiaramente agevolando la chiusura dell'altra palla. Dio, è complicata, eh? Poteva, non era scontata questa scelta, perché non era facile. Stretto. Graffia la palla di 3 di calcio, Van Westerhout, che fino a questo momento dimostra di non aver trovato grande feeling. Non è ancora entrato in partita. È quasi come se si stesse ancora riscaldando, quasi. Sì, lui è giocatore abituato alle tante partite, quindi 3 di calcio per Spadaro. Ancora a segno. Quattro punti e qua probabilmente Lorenzo di 5 di calcio. Pallino che disturba la traiettoria del 3, anzi c'è proprio in pieno su quella traiettoria. Non ha ancora avuto vita facile comunque. No, è vero che non gli ha proposto un'indiretta molto difficile Paolo, però effettivamente... Anche prima col pallino interferenze, piuttosto che insomma, non è che abbia proprio avuto tutte biglie a spingere fino adesso. Soprattutto mi dà l'impressione davvero di non aver quadrato questo scivolamento tipico del biliardo nuovo che ha questo panno. Molto riflessivo, molto attento. Concentrato per non lasciare nulla al caso. Una partita a tutti i doppi relativamente breve, perché comunque 600 punti abbiamo detto è giocabilissima, però basta una distrazione e mette in discussione magari quello che hai costruito in una ventina di steccate. Sì, esatto, stavo per dirlo io, quello che abbiamo visto anche prima, no? nelle partite che abbiamo commentato precedentemente, che basta anche un tiro, sì, sì, e ti si può ribaltare tutto come il niente. Comunque tanto buon disimpegno a casa. E qui deve sforzare sicuramente Lorenzo. Supera la soglia dei 400, si porta a 408 contro i 104 di Lorenzo. E qui bisogna scegliere. Siamo orientati allo striscio. Che si sceglie? Passaggio? Tira lo striscio con questa forza. È un ni. Poteva, per fare una difesa forse un filino più chiusa, poteva scegliere una forza diminuita, era tutto brutto, considerando che aveva anche l'imperativo di dover muovere la tabella. Quindi. E intanto gancio per Spadaro. Sì, che sta molto sul regolare, dà proprio l'impressione di ciò che è, di avere in controllo questo incontro. Di essere sul pezzo, sì. Io voglio una telecamera soggettiva domani, perché c'è Milena Romano che sta litigando con una zanzara. Litigavo perché è andata. Ah, ha vinto Milena Romano 1-0 nel primo set con la zanzarina che girava. Sentivo delle sensazioni strane, ma come mai? E poi ho scoperto la causa, era la zanzara, quindi ho detto ok, mettiamo fine. Sì, hai fatto bene, guarda, mi hai fatto anche una cortesia. Striscio di calcio senza effetto per Spadaro. Palla che parte liscia sull'interno e ancora in mezzeria longitudinale a sfruttare anche questo feeling non trovato di Lorenzo con la garuffa, almeno fino è a questo momento. È nuovamente chiamato alla prova. Hai notato che non mi stanno uscendo tanti inglesismi? Mi sto impegnando. Sì, in effetti. Che, hai visto? Anche perché stiamo trasmettendo dall'Italia. Lo so, io parlo sempre dall'Italia, ma lo sai bene, come lo sanno tutti, che ogni tanto mi parte l'inglesata, come le chiamo io, però mi sto impegnando particolarmente affinché non succeda. Sei stata bravissima. Aspetta che la giornata non è ancora finita. Qui ci tira, giro a tutto biliardo, forza della corta colpo, della gialla. Bello. Strettino. Quella un po' sforzata, non voleva andare largo perché... E non si copre neanche, mi sembra. No, ha fatto troppo grosso l'errore sullo stretto. Filotto di prima a incrociare per... Primissima vera occasione
per Lorenzo. Qui l'ha incandelata bene. Forse non ce ne sono più. Terza. Se non glielo dà tutto adesso. Mamma mia, per un filo, hai visto? Ci è passato veramente vicinissimo. Sì, l'ha presa anche un po' grossa rispetto a se avesse preso appena più in là, li avrebbe buttati in terra tutti. E avrebbe anche ottenuto una difesa migliore, perché con questa forza, conducendo la palla nell'angolo, ci si espone a uno scatolino piuttosto che a uno spondebiglia. Penso che Paolo non vada a rischiarla questa entrata, l'ha guardata ma poi si orienterà sullo spondebiglia. Sì, anche secondo me. Anche perché secondo me ha fatto una cosa di cui gli parlerò in separata sede. È andato a vedere la palla da dietro. Ti do una chicca. Da dietro entrano tutte. Se tu la vai a vedere da dietro, entrano tutte. E lì bisogna invece stare attenti a quello che l'occhio è abituato a vedere di più. E come quando sei indeciso se c'è o non c'è, c'è il birillo, la vedo, non la vedo. Se vai più a vederla di là, c'è. Più ti sembra sempre che ci sia. E poi ti convinci. Alla terza volta che la guardi, passano c'è, tutte. Esatto. Poi si prende il birillo pieno. Esatto, esatto. Però questa cosa dello scatolino è proprio una delle cose di esperienza, che se si va dall'altra parte tutti gli scatolini del mondo entrano. Ci si condiziona, sì. E poi e si intanto fa... Ma qua andrà di volo dalla lunga in alto. Una posizione abbastanza facile da quadrare, proprio in una delle situazioni più schematiche della palla di volo. Abbastanza speculare, sì. Sì, e poi tra l'altro è proprio... discretamente semplice da quadrare su un po' tutte le porzioni. Qua non gli è partita, steccata troppo rigida, si è chiuso l'angolo. Possiamo dire il primo errore di Paolo. Sì, che ci sta, intendo dire. Troppo schiaffeggiata la palla. Non è bello questo. No. Infatti è perplesso e ne ha ben donde Lorenzo. Sì, si risistema la mascherina perché la stretta prende pallino. Esatto, a meno che non faccia una super mega stretta, quasi, no? Ci ha un po' tirato, ma ha tirato e il pallino lo sta aiutando. Vabbè, ha mosso la classifica. Si dice in modo anche importante. Da noi si dice anche tiro giusto paga sempre. Quando succedono queste cose, no? È vero, anche quello. Quando il pallino viene in tuo aiuto, spesso da noi si sente tiro giusto paga sempre per la serie. Senti, se mi hai aiutato vuol dire che forse male male non ho fatto, no? Ma il suo perché è questa cosa? Quando di solito vai dalla giusta, aumentano paga sempre perché aumentano le tolleranze, no? Quindi hai più palla. E poi si sa comunque che il pallino in quelle zone, sì, una volta che batte sulla sponda, può comunque venire in nostro aiuto, no? A Paolo gli serve un braccio in più qua. Gli serve David Martinelli. Sì, lì David ci arriva pulito. non deve allungarsi. Che poi allo stesso tempo è anche uno svantaggio, no? Perché quando serve l'altezza ce l'ha, ma piegarsi sempre quando sei così alto, lui diceva infatti che comunque la sua schiena ne risente dopo tanti anni. Assolutamente. Non solo la sua. Io, guarda, hai fatto un nome che ho voglia di vedere a questa specialità. Bravo, intanto con lo steccone Spadaro, sì, Spadaro diminuisce la forza. Vediamo se gliela incandela di terza. Bravissimo. Fa il pieno. Sinceramente lo aspetto molto. David Martinelli ai 9 birilli, tutti doppi. Davide è uno spettacolo a prescindere da qualsiasi specialità del biliardo. Ma ho voglia di vederlo giocare. Bravo Lorenzo. E intanto anche Paolo si è un po' fermato, 4.84. Sì, adesso è venuta 2.28. Venuta fuori questa bella esecuzione con lo steccone. Vediamo se prosegue in sequenza. Ma qua starà sullo stretto, penso. Non guarderà neanche i birilli, forzerà lo stretto e aumenterà la forza. Eccola qua. Appena timida, poteva dare qualcosina in più, ma comunque ottima. Candela la reggerà di effetto contro. Non penso ci sia pulito questo angolo. Lui la sta...
ha lambito il pallino, ma va via dall'altra parte. Però buon 16, ottimo. Buono, esatto. Questi erano il famoso birillo che ti dicevo stamattina, sì, il birillo che fa male. Vedi come le biglie rimangono praticamente nella terra di nessuno e costringono comunque a una forzatura di sponda, perché qua esiste il tre sponde di calcio, vediamo se riusciamo a disegnarlo al volo. Mirko, manda in diretta lo Strator. Anzi, guarda, lo facciamo addirittura un po' più stretto. Questa dovrebbe essere la traiettoria per un'uscita prossima al 2-3 di sponda lunga. Vedete che è andato appena oltre, sì, come battuta, è risultato largo. Chiaramente dall'alto si vedono molto meglio queste traiettorie, si percepisce anche di più la tendenza del biliardo. Sediamo, Lorenzo ci sta pensando, sta valutando probabilmente per la presenza del pallino. Sì, sia sul giro che sulla, con la, per il traversino. Infatti vedi che si orienta verso la bricolla. E anche lui viene un po' tradito dallo scivolamento. Questa è una battuta che mediamente ci si sta nel 5, ma qua bisogna andare un po' come ha fatto adesso Paolo, cioè stare lì come battuta ma pizzicarla d'effetto per far mordere alla palla appunto l'effetto stesso e dargli la possibilità di chiudere. Oppure ci si orienta su una battuta leggermente più stretta. Comunque ottima, 52 punti. Esatto, 5.36 contro i 2.48 di Lorenzo. Sembra un po' nuovo, no? Che abbiamo visto prima, il due esterno, i minimi. Sì, abbastanza tendenziale, devo dire che quando si comincia la partita... Vero? Mirko, li fai ripartire intanto i sottotitoli, che diamo un po' di aggiornamenti. Allora, Fabrizio Bego contro Sebastiano Gargiulo, bella sfida, 4.80 per... il giovane di Varese. Filippo Cancilla, ottima la sua prestazione, che addirittura 1-1 con Camilo Gomez. Vito Famiglietti, master pugliese, avanti 1-0 contro il pavese Alberto Vercesi. Luca Moscini di Viterbo contro il giocatore di Imperia, che è in prestito a Milano da un po' di tempo, Gianluca Paolino, avanti Moscini 5-84 a 4-92, anche Moscini in prestito a Milano. Biagio Esposito 1-1 contro Davide Tomasello. Il Vicentino Ballotta 1-1 contro Antonio Corbino di Milano, avanti 4-76 a 3-80 Ballotta. Michael Lunardi, che fa suo l'incontro contro Rossano Rossetti, grande speranza del biliardo, questo Lunardi di origine della Garfagnana, dell'Alta Garfagnana. Valloni Bianchi. Sono pari, hanno bianchi 0-0, 170 circa. Andrea Toni, due master contro, qui mi è andato via tutto. E poi via via, insomma, tutti gli altri. Tutti gli altri incontri a seguire sui tavoli. Tutti impegnati in questo momento, siamo proprio all'atto conclusivo della giornata di oggi. Sono più o meno tutte partite che valgono per l'entrata nei 32 di domani, quindi i 16 qualificati della prova FIBIS Challenge che finisce oggi vanno a completare il tabellone a 32, quindi a incrociare i 16 domani professionisti che nei Grand Prix, tranne che nel Grand Prix di Saint Vincent, partono già dal tabellone finale, mentre nel Grand Prix di Saint Vincent anche i professionisti giocano la batteria, questa la differenza. Formula, esatto, differenza delle due formule, sì. Traversino di misurissima di Lorenzo.
ti stavo dicendo della tendenzialità dell'incontro, no? Quando cominci a passarci vicino ai birilli senza prenderli, poi è una cosa che ti porti fino alla fine, mediamente accade questo. Ed è... Però mi piace molto vedere che non si molli fino all'ultimo, insomma 5 a 48 contro 200, l'impegno uguale, no? Che sia, ed è questo è esattamente come dovrebbe essere, indipendentemente dal punteggio, fino all'ultimo tiro. Anche perché non mollare il coltello tra i denti. Anche perché la partita che molli non la vincerai mai, esatto. Neanche quelle due o tre volte nella vita non la vincerai mai. Quindi bello vedere che nonostante la differenza di punteggio abbastanza rilevante, comunque ci sia la stessa concentrazione e lo stesso impegno. Anche perché, per completare un discorso che avevamo fatto anche stamattina, mollare una partita, in questo caso a maggior ragione il primo set, e dare perso il set con l'idea mi concentro sul prossimo, vuol dire che abbassi il livello di concentrazione e poi riprenderlo è roba dura. Non solo, facendo così punti tutto sul set successivo e quindi senza rendertene conto ti autometti in stress, perché sai che o quello. Non quindi ti dai questa possibilità. È come dire l'ultima spiaggia, tra virgolette, no? Nel senso, quindi è da esattamente l'opposto che serve al nostro cervello, no? Sì, che dice. Già, okay. È capace di andare in stress da solo, se poi siamo noi a procurarglielo, gliene diamo ulteriore. Esatto. Una cosa che va evitata. Dispondo a Spadaro a cercare il pallino, probabilmente. Ah, no, mi dava l'impressione che ha giocato l'angolo. Ha giocato l'angolo a scendere, sì. Non era semplice da quadrare questa posizione, vediamo se riesce a mettersi in lunga. Ti dico la verità, a questo punteggio non so se le avrei aperte le biglie. Gliele avrei più volentieri tenute lì. Ma... Beh, è anche vero che poteva addirittura chiudere, perché poteva centrare un 52 di Castelloraro in da quell'angolo. Certo che le ha condotte bene le biglie. Lorenzo ha cercato... probabilmente lo sfaccio di Spondibiglia. È stato un rimpallo abbastanza evidente. Sì, stavo guardando, esatto. Di poco effetto. Garuffa per Spadaro. È qua, praticamente uno striscio. Striscio con l'effetto non ho capita questa. No, ha tirata nei birilli semplicemente. La vedeva già fatta. Striscio con l'effetto del. Dell'ubriaco. Dell'ubriaco. Certo. Ah, volevi vedere se ero preparata. Ah. Certo. Ecco, hai visto? E questa invece era una palla un po' ubriaca di suo. Sì, diciamo che poco morale. Si è visto, l'ha dato, adesso l'ha proprio dato perso. Sì. Ma anche in questi momenti bisogna proprio non pensarci, no? Bisogna proprio cercare di estraniarsi da tutto e da tutti e metterci il massimo della concentrazione, metterci il massimo dell'impegno. Molto più facile a dirsi che a farsi, lo so, però la differenza la fa proprio anche questo aspetto, no? Da seduto sono campione interplanetario. Ah, Spadaro comunque su questo acchito a media 100, perché addirittura qua fa 108 e sballa. Non si risparmia minimamente e si fa fa suo il primo set. Ecco, intanto correre il replay della bella chiusura di Paolo Spadaro e pubblicità per noi. Eccoci qua, tornati, vediamo il tavolo con il posizionimetro sulla gialla
Sì, stiamo aspettando una pausa. Sì, esatto, siamo in contemporanea noi, ma stiamo registrando in realtà, quindi stiamo aspettando le tempistiche dettate. Allora, non abbiamo highlights, ci dice il nostro Mirko Bianchi, quindi vediamo, innanzitutto analizziamo un pochino questa partita che ha poco da analizzare fino a questo momento. Semplicemente un abbastanza netta, sì, la differenza. Diciamo che c'è semplicemente un Lorenzo che non è ancora pervenuto qua in zona Trento, ecco, diciamo no. Così. Lui è qui, ma non si sa bene in realtà dove sia. Che poi in realtà, sai, è soggettiva, no? Perciò anche prima pensavamo che Angelo fosse teso e poi invece nel parlargli abbiamo scoperto che non lo era, era più una cosa tecnica di meccanica, quindi chissà cosa sta succedendo dentro Lorenzo in questo momento. Lì poi capita, pertanto c'è la giornata torta, capita perché non riesci a concentrarti, no? Se no ci sarebbero troppi vincitori per il medesimo torneo. Secondo me l'importante è cercare di fare tesoro almeno anche delle giornate storte, torte era la Toscana. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Come diceva sempre Nelson Mandela, no? O vinco o imparo, fondamentalmente. Quindi fare in modo che la negatività si trasformi in positività traendone un insegnamento. Invece di vedere solo il suo lato brutto, che è quello dell'aver perso, aver giocato male, non essere riusciti a, eccetera, eccetera. Ma no? Come è ugualmente importante, anche secondo me, intanto manda pure in diretta lo Strator, Mirko, come è importante analizzare anche la vittoria? Assolutamente, vanno viste tutte e due. Io lo dico sempre ai miei atleti. Cercate di capire bene cosa vi ha portato a giocare bene, cosa vi ha portato a giocare male, cosa vi ha portato a vincere, cosa vi ha portato a perdere. Sempre, tutti e due i lati vanno molto più facile analizzare la sconfitta della vittoria, comunque, perché la vittoria ha con sé quel bagaglio anche quasi naturale di euforia che ti porta a fare meno autocritica. Seconda zanzara, intanto 2-0 per la Romana. Con la... Speriamo che si fermi qui, perché va bene. Comunque aggiorna pure il parziale, Mirko, 2-0 per Milena contro le zanzare. Ci sono delle zanzare tigri qua sotto. Non lo sappiamo neanche noi come mai ci siano, ma ci sono. O meglio, c'erano. Quindi. E qui pianta proprio lì per... La sua incollata alla corta, ma... Sì, per 6 metri, 7 metri di biliardo praticamente ha lasciato la gialla lì. E siamo a 3. Tra un po' ci sarà il 3-0. C'era la sorella, Di colpo in testa questa dritta per Lorenzo. Non eviterà il rimpallo. Invece sì, è riuscito a passare. Per un pelissimo, sì. E sponda palla a intestare per Paolo Spadaro e non riesce a evitare il rimpallo, ma comunque l'ho visto prendere, trova una buona, ho visto prendere questi rimpalli diverse volte, quindi può essere proprio la tendenza, di solito capita ai biliardi che hanno le gomme nuove che tendono a respingere, buttano fuori un po' la palla, esatto, no? La prima soprattutto, lo si vede nella garuffa, lo si vede un po' su tutti i tiri. Di sponda, una bricolla di mezzo effetto dal giusto allo stretto, corta, anche vero che l'ha presa parecchio scarsa, se fosse stata una presa di palla più grossa l'avrebbe salvata. Non vede palla Spadaro, comunque bricolla di tutto effetto, specialità della casa. Ottima, buona la rimanenza, è fortissimo Spadaro, ha nella bricolla indubbiamente il suo tiro più bello di sponda. E davanti secondo bene. Te
bravo anche davanti, giocatore completissimo. No, dico davanti il tiro che gli è più nel braccio. Il filotto, Malia, sai, giocatore molto completo, quindi gioca bene tutto, è un regolarista Spadaro, proprio il classico giocatore da gara. Risultato al mondiale, considerando anche gli incontri che ha dovuto affrontare, non è un caso, è partito dalle selezioni, si è portato a casa un podio che poteva essere anche qualcosa di più. Quindi. E qui, ottima intanto, questa manovra. Bellissima questa steola. Che costringerà adesso Lorenzo. Vedi, io penso, tu disegni, perfetto. Non so se va... No, qua sta andando di americana. Non si vede il disegno che hai fatto, però. Io... sarei andato di 3 per le 5 qui, se ti appoggi bene, bravo. Hai visto? Però insomma è vero, sembra un pesce. Ah già, il pesciolino, come lo chiamava Mirko, a volte me lo chiedeva anche al Gran Premio della Gorizia, fammi il pesciolino. Diciamo che ho dovuto soprattutto sopportare. Angolo per Spadaro, gioca pelo di palla. Io, scusa, come mai a me sembrava che stesse giocando un angolo? Ho visto male? Sì, ci sta. Allora, le inquadrature, soprattutto quella dall'alto, ogni tanto inganna. Poi non c'era, l'angolo era molto vicino all'intersezione delle sponde, la palla avversaria. Allora ho visto proprio male. No, comunque ti dovrai abituare anche la distanza dalla camera zimutale. La distanza delle biglie dalle sponde, sì, quando non... ti sembra che è attaccata c'è spazio. Ecco, perché infatti sto notando che ci sono delle... Sì, però deve vabbè, essere... pian piano mi abituerò anche a queste inquadrature. Ma sicuramente. Guarda che bella intanto questa smezzata di Lorenzo. E qui vediamo la scelta del torinese. Mancino. La scelta del milanese, scusate. Sì, mi sono... Abbiamo perso un attimo, secondo me voleva fare il 2-1 con le zanzare. Sì, probabilmente. Sì, la stavo proprio curando. Non si salva Lorenzo al volo. E lascia una buona opportunità a Paolo. Vediamo se la batte per farne tanti o se porta anche le biglie, morbida di prima, buca buca. Bravo, gli è scappata, questo era il tiro, sì. Gli è scappata un po'. La gialla ha fatto esattamente quello che si aspettava Paolo, non ha sostenuto bene la battente. La sua sarebbe dovuta rimanere dal lato opposto, giusto, per avere sì, una copertura. Sì, faceva un lunga 10, mm-hmm. Creava una diagonale neutra. E lo vediamo scuotere la testa e prendere dei bei respiri profondi, probabilmente per farsi passare il nervoso di questo, causato da questo errore. Attenzione, questa beve. E questa se non passa nel mezzo al castello. E invece... Aiuto. Il cielo ha guardato per un momento Lorenzo e ha detto ok, per questa ti do volta. Una mano. Qui gli ha dato una mano, un piede, parecchia roba. Succede, d'altronde bisogna anche essere bravi ad accettare che può succedere come può succedere a noi, eccetera. Quindi io lo dico sempre a tutti i giocatori, mi raccomando, quando succedono queste cose non usatele come appigli per ho perso perché lì, se invece di avesse fatto così, io dico, se qui sei ma non si va da nessuna parte. Non ha bevuto, punto, stop. Come non hai bevuto ogni tanto tu, come non... Quindi... Succede a tutti, è una cosa che va assolutamente accettata. Fisso a girare per Spadaro, senza effetto, non semplice da bilanciare questa palla. Si salverà solo attaccando l'avversario molto vicino a sponda, no. Portando l'avversario molto vicino a sponda. È ancora fattibile. La battente, scusate. No, questa esiste, insomma, da guadagnare.
anche lui non governa bene la battente, evita il rimpallo ma probabilmente non difenderà, gli corre incontro soltanto la forza delle tre passate che rende comunque la replica di Spadaro, ammesso che veda biglia, complicata. Ma vederla sembra che la veda, sì, e da come si imposta direi proprio di sì. Sì, si è impennato. Sì, decisamente. E infatti, bella, grande confermato. Palla questa. Ottima steccata e presa di palla. Ah sì, qui c'era veramente tutto. E si porta a 140 contro i 168 di Lorenzo e si è rimesso totalmente in partita. Sì, è corretta questa scelta, ha cercato di subito di ritornare addosso. E intanto sono Lorenzo che tra poco fa esattamente la stessa cosa, quindi... E Lorenzo adesso ha preso fiducia, gli comincia a partire tutta la steccata, e tra l'altro non penso abbia difeso, ma chiede non a Pierantonio Ciccarelli di sistemare il birillo. E con questo tiro si porta a 256 contro 140 di Spadaro. Il fatto che qua se la fa di prima prende pallino. Difficile. Ma secondo te la vede? Io non. Io ho il dubbio. Un pezzettino forse sì. Ma col pezzettino ci facciamo il giusto. No, no, ci va di mezza parabolina. No. Quindi gioca un passaggio e qualche cosa. Qualcosa di più di un passaggio. Bravo, bella la forza. Forza aumentata proprio per questo, se no sarebbe rimasto corto su una presa di palla scarsa. Dice che si sono fermate in una zona di campo un po' ibrida. Adesso vediamo. Pallino sul trasponde, qui penso che sia obbligato ad andare sulla lunga. Una forza interlocutoria, esatto. È un buon disimpegno di Lorenzo. Ha fatto quello che bisognava fare, niente di più. Anche perché di più. Meno non è che si potesse. No, si poteva giocare veloce di colpo dalla lunga. Ma dicono quando non c'è niente, non devi inventare niente. Esatto. No, anche perché è forte di un vantaggio di 96 punti, insomma. Intanto la risposta di Spadaro, che comunque mette le biglie a posto con una buona difesa, ma soprattutto con un pallino ancora. Esatto, qui giocherà la bricolla di mezzo effetto, buona ancora al minimo. So se vede palla Spadaro. Sembrerebbe un pezzettino forse. Poi a vedere con lo strato. Mi ero già messo sul tiro. Tipico trasponde di calcio che nasce dall'angolo con un'uscita appena prima del secondo diamante. E la fa bene. Sì, sì. Questa era abbastanza schematica, diciamo che non prendendo gli stretti lì era una posizione che si faceva bene sempre con una forza adeguata, chiaramente, però abbastanza schematica. Trasponde che nasce dall'angolo con punto di riferimento il secondo diamante, abbastanza semplice. Due al volo per Lorenzo. Ottimo il disimpegno, qui si è fatta buona anche la parte interna della biglia, che non è che avesse molto alto. Questo è uscito benissimo, anche la parte di sfaccio, quella che poteva portare a bere, in questo caso partendo la battente da vicino ai birilli c'era un angolo che non ti faceva bere neanche prendendo la palla di sfaccio. Concentratissimo comunque Paolo, sì lo vedi anche dallo sguardo, eh. È un garista davvero duro. Ed è bello vedere quello sguardo quando c'è. Ma
Soprattutto è bello averlo, lo sguardo. Averlo, vederlo. Anche perché ti porta a essere determinato, lucido. Vediamo. Ah, qua gioca lo striscio probabilmente. O giro. Era più da striscio questa, aveva una buonissima proporzione. Tanto bravo. 20 è un buon bottino. Anche con questa. E si porta 192 contro i 260 di Lorenzo. E diciamo che è rientrato in un set che sembrava potergli sfuggire, invece con due buone esecuzioni ha messo un po' le cose a posto. Lorenzo. Anche perché Lorenzo deve tenere il gioco chiuso, altrimenti... Sì, no, anche perché se fa chi ne fa di più con Paolo arrivano secondi in tanti, non è che... Quindi... Traversione di due passate scarse per Spadaro. È ancora davvero ben giocato. Di nuovo il rosso. Qui sono diventate forze, due. Anche le forze, le rimanenza. Sì, qui sono diventate due passate perché ha preso palla leggermente grossa. Se l'avesse presa più esterna non sarebbe arrivata la lunga, la palla gialla. Comunque ottimo bilanciamento di forza. E ricostringe al volo, in questo caso di una però, immediatamente dalla corta. Cioè toccherà palla dopo aver colpito la sponda corta superiore. Quindi bisogna stare attenti perché infatti è qua gioca l'accosto. Che veloce, bisogna stare attenti perché ogni tanto si finisce per andare a bere. No, se si prende ma devi sbagliare di parecchio, Però si vede, sì, succede. Forse magari un po' meno a questi livelli, però. Sì, diciamo che è un errore da categoria meno esperte di questi. E sono i primi rodimenti, no? Dove capisci, perché giustamente nessuno è nato, come si dice, imparato. E sono i primi rudimenti quelli che ti fanno capire dov'è la parte giusta dell'errore, esattamente di errore sia di porzione che di forza. Perché Spadaro sul pelo della palla, pelo lunga mi sembra. Sì, ma penso che giusto, qua Lorenzo un goccino. Non penso forzerà il giro, penso si orienterà su una bricolla. Ringrazio il nostro regista Mirko Bianchi per dei momenti di ilarità che ci sta regalando. Ma di solito gli partono un po' più tardi, ancora dipende, quando è stanco... Poi sì, va a ruota libera. Dici che è già stanco oggi? No, io l'ho visto bello energico, bello arzillo, bello pimpante come al solito. All'alto dei suoi 64 anni. 3 di calcio per Spadaro sul largo. Ecco, hai visto quello che ti dicevo? Guarda quanto ha aumentato la forza. Lui ha percepito questa cosa del biliardo che tende ad affondare, ad allungare. Siccome la forza diminuita sarebbe stata del giusto e dello stretto. Qui siamo al contrario della parte di ragione, ha aumentato la forza, perché sennò non avrebbe difeso. Bricolla. Per Lorenzo, a segno. Ti ricordi il diesel che ti dicevo? Sì. Si sta, evidentemente ha scaldato le candele. Pian pianino sta... Però deve... Beh dai, adesso ha più cento. Deve accorciare un po' i tempi, altrimenti... Qui si apre il gioco. No, appunto dico, però sai, siamo già a metà punteggio. Ah, questa palla ha aperto le mani praticamente. Ha aperto le braccia, se no non si prendeva. Con un po' di fortuna, se no, se ti ricordi è già stato un errore reiterato un po' da tutti. Probabilmente la sponda qui in basso è un filino più scivolosa, tende a tradirti un po' su questa battuta. E qui la bravura del giocatore è quello di percepirlo. Esatto, sì.
Che è quello che ci si può aspettare da questo tipo di categorie, no? Di sicuro non da una terza categoria che... Terza categoria deve intanto bravissimo questo fianchetto. Bello molto. 36 punti. A questi livelli non che si debba pretendere dare per scontato, perché ci sono anche le considerazioni personali, le proprie sensibilità e le proprie interpretazioni, però sicuramente se ci sono delle categorie che possono, sono proprio quelle più alte. Diciamo, certo, se mi chiedevi una differenza oggi tra le specialità, ti dico anche la scelta è molto meno discutibile a 9 birilli. A 5 possiamo parlarne di più, c'è più interpretazione, più gioco di risorsa. Come stai vedendo, il gioco dei 9 birilli a tutti doppi è schematico, mi sembra brutto come termine, però è un termine realistico, cioè è abbastanza schematico, tanto bello. Sì, quindi sai, le scelte sono più o meno sono quelle. Sì, ti sei perso per strada perché stavamo parlando di riuscire a capire lo scivolamento del tavolo. Ah sì, no, sì, scusami, c'hai ragione. E quindi la differenza delle categorie era uscita perché stavamo parlando esatto, di quella, non sì. Di scelte. Ma la terza... Ti metto con le zanzare, guarda che faccio 3-0. C'hai ragione. Non è mica una... cioè, la terza categoria, ma fino alle categorie di vertice... Chiaramente il giocare significa anche fare bagaglio di esperienza, no? Sempre però partendo da un assunto, che è quello di osservare, esatto, quello che si stavo fa. Stavo per aggiungertelo proprio io, stavo proprio per dirti questo. Però osservando, altrimenti non si cresce. Ed è il motivo per il quale vedi delle categorie che sono delle persone, dei giocatori che sono in quella categoria da 20 anni e non cambiano mai. Eh beh sì, poi c'è anche qualcosa di tecnico sicuramente. Vero. Poi ci vuole umiltà per crescere, esatto. Le famose valigie di umiltà. Tanto Spadaro un bel pieno, almeno in sostanza. 50 punti fondamentalmente li dividono, quindi. Lorenzo a incrociare, vediamo se evita il rimpallo. Non lo eviterà. Infatti, se 50 scarsa. Erano, 50 rimangono. Ha preso la palla troppo scarsa. Lui voleva, penso, incandelare di seconda, non penso avesse tirato la sventagliera. Angolo di misura per Spadaro, senza effetto, stare attento alla forza. Leggermente corta. Certo che qua di comodo per Lorenzo non c'è un granché. È un po' che sta tirando scomodo, direi. Infatti deve giocare il passaggio. Bella questa manovra. Questo è un tiro di scuola. Ha aumentato la forza, è stato più grosso sulla palla. Ha aumentato la forza della contraria per fargli fare un giro stretto a non arrivare. Proprio per bilanciare le biglie in questo modo. Molto bella questa uscita. Anche a sfruttare il posizionamento del pallino dalla corta in accosto. Infatti adesso è costretto ad andare da questo lato del biliardo proprio per l'interferenza del pallino dal lato opposto. Bisogna aumentare, ma la corta questa non mi piace tantissimo, questa forza. Per questo motivo, vedi. Questa andava leggermente aumentata perché anche su un impatto pieno avrebbero giocato meglio. Qui diciamo che l'età giovane, nonostante salta fuori. Sì, che questa veramente non ha niente di tecnico, è soltanto un fatto di esperienza, di quante volte hai giocato o hai affrontato una situazione di questo tipo. Anche perché. Non ti capitano spesso neanche in allenamento, no? Quindi... Io sì, intanto bellissima questa Steo. Infatti. Qui mi sa che gli ha levato anche... Riusciamo, Claudio, ad avere un primo piano sulla posizione delle biglie? Sei a favore? Grazie mille, sì, gliel'ha fatta brutta.
Guarda il nostro Claudio, neo acquisto come è pronto, bravo. Precisissimo. Complimenti. È costato andare sulla corta in un angolo, da un angolo un po' atipico. E bravissimo Lorenzo, bene, bravissimo. Bravo per la forza. E qui costringe Paolo a forzare. 4,64 a 3,64, oddio, oddio. Si potrebbe anche non forzare questa palla. Penso la batta forte di colpo in testa. Mamma che per fiondata. Un pelissimo. Questa gliela dovrebbe dare di rientro, no, per rientro un pelo, però troppo. Grande fiondata. Questo gesto tecnico di una qualità. Anche dalla sua, Va tutto biliardo in testa. Non è che siano proprio tutte sempre scontate, No, no, di scontato questa proprio. Sei d'accordo? Non è che perché sono nazionali o pro, allora devono per forza uscire sempre così, No, no, però era al limite di punteggio come scelta, però grande palla. Vediamo se riesce a sortire gli effetti desiderati. Vedi quella lunga lì, comunque ha la tendenza a chiudere un pochino, perché ormai è un errore, mi ripeto, reiterato. Striscio. Ecco, qua è corretto allungarla fino alla buca, qui c'è proporzione nella corsa delle biglie. Servitata. Sei insaccata. Lo dite anche voi? Avvitata, insaccata, sì. Da noi diciamo insaccata. Termine tecnico dello molto, snooker molto tecnico. È il kick. Ah, ok, ok. Quando senti, io sto evitando gli inglesismi apposta e tu me li inserisci, allora a che gioco stai giocando? Fammi capire. Poi sai che dopo ti seguo, no? Ah, io l'ho imparato sentendo commentare lo snooker da un grande maestro. E il rimpallo? Ti sto interrogando, una scena. Aiuto. Che rimpallo? No. Double kiss. C'è double kiss? No, ma c'è anche un'altra. C'è proprio un termine tecnico, aiuto. Però sai perché mi piace molto il fatto che in inglese il rimpallo sia double kiss, che vuol dire letteralmente doppio bacio, perché vuol dire rende di più, perché le dice che le biglie si bacino due volte, no? La prima volta quando dà il colpo, la seconda quando rimpallano. E il fatto che lo definiscano bacio, per me è molto poetica, cioè per me proprio vorrei che si chiamasse così anche in italiano, capito? Più che rimpallo. Facciamo una petizione. Perché quando parliamo di poesia e di eleganza di questo sport, effettivamente sentir dire si sono dati un doppio bacio è o non è elegante? È sì, non sì, è... no. Quello, ha il suo perché, vero? Quello ha il suo perché, assolutamente. Facciamo una petizione. Cambiamo, visto che parlavi dell'Accademia della Crusca prima, facciamo le richieste. Siamo andati a scomodarla diverse volte. Tanto, tanto si sono portati 408, 464. Sì, con una bella uscita al volo di Spadaro, che costringe Lorenzo ad andare a cercare palla. Attenzione, attenzione. Qui ha preso il punto disgraziato. E qui ora dovrà essere molto bravo a non scoraggiarsi. Vediamo se la batte immediatamente di prima o se gioca seconda e terza di grosso. Ci sono entrambe le soluzioni. Subito di prima rientrare, ma non c'è possibilità di evitare il rimpallo. Attenzione, guarda cosa succede. Mamma mia, tutti bevuti. Disastro questo. E qui si può davvero può essere una palla che racconta e racconterà tutto il resto della partita. Set point. Comunque è una posizione dove dalla scarsa si rimpalla spesso e volentieri. Meglio giocarla di grossa. Intanto chiude con questo e si sfaccio. Va alla bella. Uno pari. E qui vediamo come reagirà Paolino, ma lo vedremo dopo il replay della chiusura del milanese. E dopo la pubblicità.
Siamo a nero, ecco, siamo ritornati in diretta e intanto Mile, a te per l'aggiornamento e per questa ecco, bella vedi, panoramica. Sembra che ci abbia letto nel pensiero, Mirko. Avevo appena detto, mi interesserebbe vedere come stanno andando le altre partite. Adesso abbiamo appena visto inquadrato un trasponde di Bego, vedo. Ecco i risultati. Allora, Bego 528-556 sta perdendo 1-0 con Gargiulo. Cancilla, il nostro seconda milanese, 376 e 561 pari con Gamilo Gomez. Quindi sono alla bella, stanno finendo alla bella. Vito Famiglietti 36 e 76, Vercesi 1 pari, anche qui sono alla bella. Luca Mocini 528 per 1-0 per lui contro il 496 di Gianluca Paolino. Campostrini contro Vico, Campostrini 68, Vico 268 ancora 0-0. Rocco Summa, Maurizio Di Sante, 0-0, 424 Summa, 196 Di Sante. Riccardo Valloni, Ermando Bianchi, 1 pari, 124 Valloni, 64 Bianchi. Andrea Toni e Angelo Grimaldi, 1-0 per Grimaldi, per ora conduce 296 contro 248 il secondo set. Salvatore Riondino contro Giorgio Colombo, 0-0, 500 Riondino, 308 Colombo. Tommaso Capasso 232, Fabio Bonometti 240, io qua sono un pelino di parte perché Fabio Bonometti è la prima categoria di Campomarte dove io sono tesserata, quindi perdonatemi, ma intanto conduce Capasso comunque 1-0, sono nel secondo set. Agnorelli contro Lestino 0-0, 128 Agnorelli, 84 Lestino. Andrea Giuseppe Turatti 132 con Andrea Paoloni che conduce a 216 secondo set e 1-0 per quanto riguarda il primo. Vito Rainone 52 con i 184 di Giorgio Bontà Pittaluga, per ora 1 pari e l'ultima partita è quella che stiamo commentando io e te adesso, dove siamo 1 pari e 4-0 per Spadaro. Adesso bisogna vedere invece come Paolino Spadaro reagirà a un set perso un po' roccambolescamente e dove mi sembra invece che Lorenzo Van Westerhout abbia preso più un fiducia. Po' di sicurezza. La dico? No, dico la richiesta o devo dirla? Sì, Mirko Bianchi che oggi non ha lui preso lui dice la di pilla. Volermi bene, ma secondo me non è vero, visto la richiesta che mi ha appena fatto. Sì, non ha preso la pillola oggi Mirko Bianchi, allora ha chiesto a Milena Romano di dire 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trottellando. Io potrei ridere anche per tre giorni dopo questa cosa. Ma quindi. Sai qual è la cosa che è un po' fa sorridere? Il fatto che la new entry sia una quota rosa, una giocatrice, una mental coach, quindi c'è dentro le donne, possiamo attaccare il lavoro, su tanti fianchi. E su che cosa la gente sta insistendo? Sulla mia che è il vero valore aggiunto che apporta Miglianciante. Fa. L'ha fatto. Ed il salame per l'ha fatto per Corincle, l'ha fatto per Corincleri. Vedi che io devo studiare francese, non inglese e spagnolo, hai visto? L'ha fatto 60-16 intanto il parziale per Paolo Spadaro che tira fuori una parabola da cineteca, questa veramente bella, che bel disimpegno, segnale che c'è nonostante il set perso su una bevuta. Io nel frattempo sto cercando di sistemarmi le cuffie perché c'hai tutto l'anno. Sembra Topolino. C'hai tutto l'anno, Mila. Credo che siano studiate più per uomini, ho questa impressione. O sono io che ho la testa piccola? No, è Biondi che ha la testa grossa. Dici che l'ha allargata lui come le scarpe? Vede palla qui Spadaro. E qui è altra scelta di esperienza questa. Gioca traversino a due passate o a tre stretto. Aia, l'ha forzato, l'ha voluto fare questo traversino
era bello proprio un falso traversino di tre passate a riportare praticamente la biglia sullo stesso asse e girare in difesa con l'altra. E qui striscia di passaggio, sì, ma sarà stretto. Però comunque una buona rimanenza, si appoggia al pallino. Grazie Mirko. Intanto il nostro Mirko che ci ha portato la luce. Ci coccola. E luce fu. Eravamo effettivamente un po' al buio, eh? Però talmente presi da questo... Questo match potrà diventare... Dal biliardo, che è talmente bello che alla fine non ci siamo neanche accorti. Accorti di essere al buio, è vero. Gancio per Lorenzo. No, decide, non si fida, va di due a mo' di tre. Infatti, sta valutando. Anche questa è una partenza abbastanza schematica. Tra l'altro non è facile con la mascherina. Prima parlavamo della mascherina, ma in più... agli occhiali, Lorenzo. Agli occhiali, che non sembra, ma sono un ulteriore disagio, perché c'è il rischio che si appannino, comunque hanno... c'è una scomodità ulteriore, no? Che il giocatore che non li porta non ha. Gancio di parabola, a forza diminuita, non entra. Questa era la forza dell'ingresso massimo. Pallino in parziale interdizione sul girone, ma con anche no. Una forza un po' più sostenuta avrebbe sentito un pelo meno l'effetto e quindi si sarebbe aperta un po' di più? No, al contrario. No. Se avesse dato più forza sarebbe entrato meno. Più dai forza sul gancio e meno entri. Sì, perché si chiude, no? Perché la palla si chiude. Innanzitutto scarta la palla, quindi... Okay. Aumentando la forza, la biglia battente va contro la direzione. E quindi questo disegno, no? Perché ogni tanto succede anche a me, quando magari lo vuoi fare giusto, invece ti viene... Lo chiudi, la prendi al cuore, ma invece di andare in zona castello... Viene stretto. Esatto. Allora, lo devi concepire prima. Cioè, devi scegliere. Se lo giochi per l'ingresso massimo, per il tiro, devi diminuire la forza e andare sotto finché puoi. Se invece lo giochi in difesa... Quindi ti accontenti di non fare i birilli, aumenti la forza, fai il traversino stretto, ma dai una forza che riporta dopo lunga lunga la palla in difesa. Okay. Scelta, anche questa fa parte di una delle scelte di esperienza. Di esperienza, certo. Fa parte delle scelte, tra virgolette, difficili, perché non vengono da sole. Cioè lo devi scegliere a prescindere quello che vuoi fare e di conseguenza E poi fare, esatto. Intanto... Lorenzo è rimasto corto, offre una buona opportunità di prima per Spadaro. Aiuto. Che non ne approfitta come avrebbe voluto. Tirando fuori un mio copyright pieno qui proprio. No, gli chiedo i diritti. Io partito l'effetto a destra. Mirko, me lo mandi questo replay dalla Zimutale, per cortesia? Fermo lì. Ha puntato senza effetto, vediamo lo scarico al rallentatore. Vai pure. No, rallenta sulla palla. Vai. Sì, gli è partito un leggero... mandala avanti. Vediamo la porzione di palla. La porzione di palla è leggermente scarsa. Sì. Però diciamo che se avesse avuto un effetto, se fosse stata neutra o con un leggero effetto contro, anche nel centro della corda gliel'avrebbe potuto dare. Il tiro, però l'ha presa scarsa, perché il centro della corte è abbondante con quella diagonale. Chiaro, lui voleva rispettare probabilmente il pallino. Delicata questa. Che bravo, l'ha staccata benissimo. Capolavoro questo di Spadaro. Era delicatissimo questo giro. Che bella palla che si sta pian pianino destreggiando. Anche in questo terzo set. E si porta 84 contro i 44 di Lorenzo. E qui Lorenzo in appoggio dalla lunga a cercare la stevola. Non penso ci sia tanto altro. Più
il pallino è vicino in questo caso, più dà la possibilità appunto della steo. La corta non è questa. No. E... ma lo firmerebbe. E qui si deve accontentare Paolo. Adesso sta guardando per il traversino a girare di colpo di effetto buono, di due passate. E ma sembra ripensarci. Adesso sta ancora guardando la porzione della, sì, della gialla. L'alternativa è giocare un colpettino, lasciargli la palla lì. Ecco, infatti. Tanto c'è la filo diffusione di My Immortal. Se, sembrava, e per me è lei, sì, anche sì, se non so se la canzone è quella, ma... Sì, sì. Da dove proviene? Non lo so, La filo diffusione probabilmente. Incerto, Paolo. Sarà nel bar sopra. Sì, ci sta pensando, giustamente. Lei si chiama Evanescence. Evanescence. No, gioca. Allora, gioca il traversino di prima di due passate a girare di 5 con la battente, ecco, di effetto buono dalla lunga. Potrebbe addirittura fare pallino. Wow, guarda qua. Capolavoro. Guarda cosa ha combinato. Capolavoro, bravissimo Paolo. Mamma mia, Spadaro, cosa non ci ha fatto, mamma mia. È decisamente da tenere in archivio questo tiro. Sì. Bravissimo, bravissimo Paolo. Che spettacolo, ragazzi. Poi è bello, tu gli chiedi le cose, lui le fa. Infatti, hai visto. Bravo ragazzo. Qui la patita, Lorenzo. Questa è la patita. Stessa lunga che butta, sì, fuori, e stessa lunga. Evidentemente che... è una chiusura abbastanza importante, perché si vede la tendenza dei giocatori a non abituarsi a questa chiusura. A non volerla prendere in considerazione proprio, no? A volte l'istinto ti frega in quello. Cioè, hai i tuoi punti di riferimento, giustamente, quindi cambiarli all'ultimo secondo non, esatto, è proprio semplice. Esatto. Z. Una buona rimanenza. E intanto 144-56 conduce Spadaro, uno pari. E intanto Lorenzo che sta valutando molto attentamente. Sta valutando probabilmente il passaggio per il trasponde di calcio. C'è il pallino, vediamo se si salverà al volo. Sembra di no. Vabbè, non è qui. Proprio o ci va di sventaglina a fare il buca buca, o ci va di una passata e mezza. Vediamo. Sembra che stia dando effetto a destra di sventaglina. Non è partita una qualità eccezionale di colpi in testa, però comunque un buon disegno delle biglie. È riuscito comunque a contenerla, dai, non è andata a spasso per il biliardo. No, no. O come si dice da noi, sai che questa in realtà da noi o anche un po' io, giusto perché ormai, no, c'è tra R, Mosce e quant'altro, ormai non ho più, ho detto la mia classe, ho detto il mio, quindi ormai... Io quando le biglie vanno in giro dico che vanno a funghi. Sì. Da buona bresciana. Da buona bresciana. Pota. La mia, no, pota no, però la mia è andata a funghi. Vedi che anche tu ridi, quindi ha il suo perché, no? Poi c'è il prato verde, no? Il legno ti ricorda il bosco, bene o male, insomma. Perfetto. Beh, se ci pensi, non siamo... Deve essere l'aria comunque di Billiard Channel, c'è un enzima. Pure, io la trovo efficace come... Aiuto. Oh mamma mia. Aiuto, ma io stavo guardando e mi stavo dicendo, ma da dove passa su questa palla? E intercetta il pallino Lorenzo. Biglia in mano per Spadaro. E l'ha proprio preso pieno, a scanso di equivoci. Spadaro non si gira neanche a guardare proprio per...
esecuzione che rende non si cambia. È ancora a scendere, lo gioca. È ancora sulla media, questa volta non ha fatto 92, ha fatto solo 76. Ma... solo. Ah? Sì, poi glielo... solo. Piacerebbe anche a me fare sempre solo. Solo 76. 244 si porta Paolo nel frattempo contro i 56 di Lorenzo, che deve sicuramente cercare di smuovere un po' il gioco se vuole provare a portare a casa l'incontro. E non comunque lasciare... bella reazione, eh? Sì, no. Sì, sì. Non lasciare respirare. Qui sono convinto Paolo. Invece che adesso la bricola d'effetto la giocherà, perché adesso è ritornato in fiducia e, mi ripeto, fa parte di uno dei suoi cavalli di battaglia. Eccola lì, i due a scendere, di effetto. E non sto parlando a caso. Vedi che bravo che è. Io gli chiedo, Paolo, chiedi, fai questo. Come Pino la lavatrice, tu mi dici quello lo che devo fare, fare io lo faccio. Lo faccio uguale. Lo risoprannomineremo Paolo la lavatrice. Dio, questo magari... non è d'accordissimo. Non credo. Così a naso, eh. E intanto Lorenzo che va di giro. Secondo me aveva tirato il giro, anche secondo te? Perché il girone è venuto talmente stretto, però per la forza dici che forse era un girone? Voleva essere lo stesso? La forza era girone. La forza era girone, sì, sono d'accordo. Anche però perché... sembrava un giro largo all'inizio quando ha tirato. Anche perché sarebbe da vedere la posizione di partenza, non era proprio chiara perché, la posizione perché del pallino. Comunque se avesse tirato girone l'ha fatto molto stretto, eh. Cioè. Sì, è partita la cosiddetta via di mezzo. Un po' di nervoso anche in questa steccata. Tanto Spadaro a cercare riparo da un pallino e a condurre bene la palla battente. Posizione piuttosto neutra. Trasponde di calcio a cercare, cioè, tre sulla strada del tre sponde, a cercare questa schiacciatina, rimpallo, rimpalla, non riesce a evitare la bevuta purtroppo. Questa è la tendenza della partita, è correttissimo stare sul rimpallo lì, oddio, con quell'angolo lì non è proprio un rimpallo eccezionale, però lui è stato in palla, considera che la biglia fa 3 metri prima di arrivare al bersaglio. A volte quando sei in giornata rimpalli e fai una bellezza, rimpalli sì, e fai una difesa, e quando è così rimpalli e vai dentro a bere. E nel frattempo 296. Qua si può anche lasciare andare il braccio. A 56. Su questo angolo. Tu dici che a questo punto si potrebbe anche... addirittura la raddrizzata. Che, che palla, vediamo Paolo. Evitar. E guarda, bravissimo, vedi, Paolo. Vedi il vento, no? Il trova il pallino per non rimpallare di terza e trovare la difesa. Che bella steccata, ragazzi. Guarda, guarda il sincronismo delle biglie, vedrai sì, che sì, la palla sì. Ritorna. Qui avrebbe sì. Probabilmente rimpallato in terza, il pallino lo ferma e lascia libero. Perché era così che doveva andare. Che doveva inutile andare, stare esatto. A questionare, no? Esatto. Era così che doveva andare. Beh, il pallino era lì, quindi l'avrà considerata questa cosa, no? Sì, ma... vabbè, avrà pensato, vabbè, magari il pallino mi aiuta e l'ha aiutato. È la stessa considerazione di andare in tabaccheria e comprare il biglietto del 6, uguale più o meno. D'altronde, però c'è, no? È una possibilità. Sì, assolutamente. 3 di calcio per Spadaro. Ancora al largo del castello, ancora biglie aperte. Intanto si difende bene, brutte messe queste. Non piacciono a nessuno di noi, vero? No. No, no, ma poi sono non messe... Non ho ancora trovato qualcuno che mi abbia detto, adoro le messe a occhiali. No, però con la giusta preparazione diventano tiri da non vivere in modo drammatico. No, sicuramente, però diciamo che è una tra delle messe che insomma dà più fastidio, no? A beh, chiunque. Sì, perché stai comunque andando al volo, però ripeto, con una giusta preparazione, volendo cercare di capire, perché qui non... è anche un consiglio che diamo ai nostri amici, non bisogna capire tanto, beh, è chiaro che bisogna sapere dove battere, ma non bisogna capire tanto il numero, bisogna capire il trattamento e la forza, quando sono pericolose e quando invece hanno più margine di ragione, e allora guarda, possono diventare dei tiri
che in determinate posizioni non affronti con questi grandi patemi d'animo. Il patema d'animo no, ecco, quando se si va con una palla al volo col patema d'animo è... No, è orrendo, assolutamente. Io il patema d'animo su queste messe me lo sono tolto dopo che Carlo mi ha spiegato come gestirle. Poi certo che con l'esperienza si diventa sempre più precisi, ma prima era proprio una delle messe peggiori che mi potessi trovare davanti, adesso è diventata una messa come le altre. Si deve diventare, dandogli la giusta attenzione, certo, e sapendo la steccata e gli angoli ideali con cui entrare nella, nella palla. Chiaro che è una palla che va praticata. Intanto va, guarda le biglie che si trova Lorenzo. Un ottimo appoggio questo. Chiaramente adesso fa esperienza della partita precedente e adesso proprio rischiare non è nel vocabolario. Infatti in questa messa partita per andare, esatto. Garuffa adesso per Spadaro. Buona sullo stretto, buona la forza, difende. E adesso problemino per Lorenzo Van Westerhout. Qui un po' ha in testa il rimpallo che ha preso prima, perché qua si potrebbe ancora stare sul rimpallo, se no aumentando la forza, se no sulla porzione diminuendola. Sta sulla porzione. È uscita una via di mezzo, pagherà giro. Giro ad andare avanti, che è il tiro che ha quadrato meno Spadaro, a parte uno veramente bello. Vediamo se riesce ad aggiustarlo. Anche qui lo fa stretto. Sono esplose le biglie qui. Non esiste questa proporzione di corsa delle biglie qui, nell'impatto si sono inzuccate completamente. E ci va senza effetto. Rimpalla anche. Ma può darsi anche che magari le biglie in questo momento, tra scivolamento delle sponde, le biglie magari che fanno un po', sai, magari un po' di patina che si fa durante il gioco. L'ora, no? Diciamo che non è la più bella. Questa ora qua del giorno non è la più bella per giocare a biliardo, è storico. Tanto qui Spadaro mette le cose a posto, quasi, trova anche la forza. Quasi, quasi in copertura per mezza biglia, un giro di biglia. Torna alle 5, 5 e mezza del pomeriggio, ora che diciamo che l'ora attuale, i biliardi tendono a modificare la resa e tendono a inumidirsi con il calare della sera. Questa si è avvitata anche questa. Intanto, esatto, stavo per dire, intanto Lorenzo risponde, vediamo che più o meno la stessa cosa. Nel frattempo sono arrivati a 440 per Spadaro e 56 per Lorenzo. E qui fuori il braccio per Spadaro. Questo è uno dei miei tiri preferiti, se posso svelare le mie carte. È uno dei tiri che preferisco. Questo è un tiro, guarda, ne parlavo qualche giorno fa con Andrea Aragonesi. Questo e sette sponde. È un tiro che mi piace quando è considerato nella ragione, perché anche questa è una parte di ragione. A volte viene considerato un tiraccio, però se si considera, ad esempio, in una posizione come questa, dove è impostato da sette sponde, se tu miri dal pieno all'interno della sponda, quindi a farlo diventare un sette sponde e uno striscione, esatto, è pienamente... Esatto. Chiaro che bisogna avere abilità. Hai un buon margine, quello sì, il punto, no? Non è come quando hai lo striscio che è tipo un tiro monopunto, no? Sì, sì. Dove becchi quel punto tutti gli altri sono sbagliati. Quindi... Esatto. Ma tutti i tiri bisogna considerarli per quello che sono e cercare di tirare fuori il buono, no? Poi è normale che, ecco, lì è un'altra cosa ancora, do il consiglio, cioè al momento che il braccio tremicchia un po'. Sì, certo, devi considerare anche il punteggio piuttosto che come stai steccando, un certo sacco di altre cose. Qui siamo a 532, a 56. Sì, adesso tanti motivi per avere il braccio tremarella non ce non ne sono. Non ci sono, esatto.
Qui da notare leitmotiv di questo incontro comunque è stata la caparbietà di questo ragazzo siciliano trapiantato a Torino, che nonostante un set perso in modo drammatico è riuscito a rimanere in partita e a punire sistematicamente gli errori dell'avversario. Molto bene, perché non stiamo parlando di una bella sofferta o di una bella all'ultimo tiro, qui ci sono quasi 500 punti di differenza, sì, di margine, sì. E adesso saranno, e cede l'incontro Lorenzo, finisce qui questo incontro un po' veloce, sì, diciamo tutto è andato come doveva andare, ha vinto effettivamente chi ha giocato meglio. Noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento ad una delle prossime trasmissioni, mi raccomando sempre qui su Billiard Channel, il canale del biliardo. Buona serata. Vi aspettiamo e vi aspettiamo numerosi a farci compagnia, mentre io sarò qui a sopportare Nascin Bene, quindi chiedo il supporto di tutti. Lanciate l'hashtag. Sto scherzando. Ciao. Grazie a tutti. A tutti, alla prossima. Won't you buy